La PAC deve tornare alla produttività e mettere al centro la produttività d'impresa. Noi oggi abbiamo una politica agricola comune che destina troppe risorse economiche a non spingere, a far spingere i nostri agricoltori, quindi dobbiamo superare la logica del sussidio e tornare alla logica dell'incentivo. Dobbiamo soprattutto garantire, come fanno ad esempio gli americani, la gestione del rischio. Oggi il cambiamento climatico è impattante sulle attività delle nostre imprese, quindi una PAC che possa mettere al centro ovviamente la gestione del rischio, la tutela del reddito, ma soprattutto la capacità di costruire un terzo asse, che il terzo asse è quello dove andremo a mettere la capacità dell'agricoltura di dimostrare la sua utilità in termini sia sociali che ambientali. Quindi primo pilastro pagamenti accoppiati, secondo pilastro ovviamente per le regioni che vanno a caratterizzare le politiche regionali. E poi c'è un'altra serie di elementi e di impegni che abbiamo inserito in tanti provvedimenti messi in campo, non ultimo ovviamente l'ultimo decreto, un decreto che si definisce agricoltura proprio perché interviene sui problemi legati all'agricoltura e l'agricoltura tra virgolette di mare, la pesca, quello che ci garantisce benessere attraverso un'alimentazione corretta e che ha bisogno di sostegno per superare le difficoltà di alcune filiere in specifico sulle quali siamo intervenuti con risorse economiche, con aiuto al credito, con moratoria per il credito e un rafforzamento anche dei controlli che non devono essere oppressivi nei confronti delle aziende, ma devono garantire le aziende sane rispetto invece a dei processi di importazione sleale o di comportamenti sleali all'interno della filiera che vedono penalizzati gli agricoltori. Credo che abbiamo ottenuto già degli ottimi risultati, se non altro in termini di riflessione sulla necessità dalla parte della stessa von der Leyen di ripensare alla Green Deal e alla sua coniugazione con le esigenze produttive del continente, che in ultima istanza sono esigenze anche geopolitiche oltre che diciamo di alimentazione. Sicuramente rispetto al 2022, 2023, 2024 devono affrontare delle sfide importanti, dalla geopolitica a delle battaglie di dazi e ultimo ma non ultimo quello che oggi vediamo, nuovi paesi che sono diventati produttori di vino. Ma l'Italia si distingue per l'eccellenza, per l'identità, per l'autenticità e soprattutto per la ricchezza di DOC e di OCG.